parte il fatto che vorrei associarmi alla denuncia presentata dal professore, quindi il collegio sindacale gentilmente prenda atto del fatto che voglia presentare anch'io questo tipo di denuncia. Grazie. Grazie a lei. Rosalia. Parte già il microfono. Io lo vedo. Allora Presidente, fuori verbale, cioè, però di chiudere prima 10 minuti, il discorso è no, non voglio parlare di tutto. Anche perché 10 minuti li abbia tutti, allora lei, ricordiamoci. Lei è molto bravo. Senta, Presidente, fuori verbale, volevo dirle, volevo ringraziarla per avermi consentito di poter portare qualche numero del settimanale in sala per metterlo a disposizione anche io lo volesse. Quello l'ho dato a lei per la lista delle carte originale, no, ma per avere consentito. No, Presidente, no, chi vuole lo va a prendere, no, io apprezzo molto, no, la sua particolarità, esclusività, il suo carico, insomma, che mi ricorda un po' l'ingegner Mario Federici, come già le dissi qualche altra volta, che presiedette in questa sala nell'assemblea del 20 aprile del 2006. Sì, siamo ottimi. Poi volevo dire solo un'altra cosa, che l'articolo, ecco questo me lo consentirà, l'articolo 16 dello statuto, me lo sono andato a guardare perché io una volta, il 5 dicembre del 2006, dissi che a Capitalia funzionava tutto bene, che io avevo imparato da Capitalia a fare quello che facevo, dice che l'assemblea presieduta da un amministratore, non so se designato, chi presiede l'assemblea è assistito da un segretario designato dalla maggioranza di coloro che hanno diritto di voto. Il notario Salvatore Maritonda lo sa, mi dispiace con le tue puntualità, ormai non l'ha ricordato al socio che è intervenuto a suo sostegno, che mi pare si chiami Fiorentini Gianluca. Ma non è proprio questo il testo, però magari puoi rispondere. Questo me l'ha lavorato l'ufficio, un'ultima cosa, Presidente, per quanto riguarda il Mediterraneo, che ho fatto prima come ex banca mediterranea, ovviamente chiedo la legazione al verbale della riposta del 17-25 giugno 2014 che ho citato, e poi se me lo consente le pagine 18 e 19 del numero di Comprosenso, dove è pubblicato questo contributo che ha dato il gruppo minoritario dell'ex banca mediterranea con il prospetto del sistema di gestione Unicredit. Allora, chiedo la trascrizione integrale a verbale dell'intervento scritto con la negazione di un documento missivo al primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria accorpato i numeri 2 e 3. Signor Presidente, signori amministratori, sindaci, azionisti e partecipanti tutti, e c'è rischio creditizi nel bilancio di esercizio al 31-12-2014 perché l'atto contabile non considera tra l'altro il MOR, margine operativo reale di Unicredit S.p.A. e del gruppo Unicredit. In verità la banca ha creato denaro virtuale, commercial bank money, come definito già nel 2000 quando è impianto fatto la schioppa, membro della Banca Centrale Europea, usato preminentemente per impieghi e prestiti alla clientela, che non è stato preventivamente annotato nella parte attiva del bilancio al 31 dicembre 2014. Invece quel denaro appena creato va inserito tra gli asset di bilancio di Unicredit e una volta computato produce un importante utile e conseguente dividendo ben superiore a quello indicato con delibera del 12 marzo 2015 dai membri del Consiglio di Amministrazione, i quali propongono all'odierna assemblea degli azionisti di approvare l'esercizio al 31-12-2014 con l'utile di 79.774.102,79 euro in base al bilancio della capogruppo Unicredit S.p.A., mentre risulta 2 miliardi di euro l'utile del gruppo Unicredit, destinando ad ognuna delle 2.449.313 azioni di risparmio ex articolo 32.1 lettera B dello statuto, quale dividendo privilegiato di 0,31 centesimi e 5 millesimi in denaro, la somma di 771.353,60 euro per l'esercizio 2014 e la somma di 1.543.067,19 euro per l'esercizio 2013, nel quale il gruppo Unicredit Tramento ha peraltro conseguito il massimo di perdita storica con 13,9 miliardi di euro e per l'esercizio 2012 alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale 6 milioni di euro, alla riserva promessa al sistema di incentivazione a medio termine per il personale del gruppo di 60 milioni di euro, alla riserva statutaria 21.459.502 euro. Pertanto, nella fase parte attiva dello stato patrimoniale, nel conto economico e rendiconto finanziario del bilancio al 31 dicembre 2014, manca alla voce di pertinenza di liquidità generata l'accredito della somma del denaro creato,
che si ritiene essere almeno equivalente ai crediti prestiti alla clientela per 220,64 miliardi di euro, secondo il bilancio della capogruppo, che si elevano a 470,56 miliardi di euro dopo l'ennesima riclassificazione annuale secondo il bilancio consolidato del gruppo. In sostanza, un leader che quando ad esempio presta 1 milione di euro, prima lo crea a proprio favore tramite un atto decisionale interno e poi lo dà in prestito versandolo sul conto del cliente. Nel caso esemplificativo, quindi, non è vero che la banca va sotto di 1 milione di euro, in quanto la contabilità di bilancio omette di riportare la proprietà del denaro virtuale, che dovrà risultare di proprietà della banca prima di essere prestato. Così, sempre con riferimento al precedente esempio del prestito del 1 milione di euro, tutto quello che rientra con i crediti da capitale di interesse costituisce un guadagno stratosferico e misurato della stessa banca, la quale va tolta la quota parte del relativo costo d'esercizio. E se i crediti hanno avuto costi operativi per 5,64 miliardi di euro e ha creato 220,64 miliardi di euro di prestiti alla clientela, il costo della creazione del denaro virtuale della banca per ogni 1 milione di euro risulta essere di 25.572 euro, cioè il 2,25%, mentre 30.006 euro, il 3% se si considera il bilancio consolidato con costi operativi di 14,12 miliardi di euro. La differenza tra il valore nominale del denaro virtuale creato da Unicredit e il suo costo per l'emissione varia quindi tra il 97,75% e il 97% e costituisce l'indice di redditività della moneta occulta equiparabile alle cosiddette entrate invisibili, menzionate dal compianto Enrico Cuccia, storico presidente di Mediobanca, quando nel 1931, con la memoria relativa a recenti pubblicazioni sullo svolgimento del piano quinquennale dei sovieti, e gli scriveva che la Russia non ha alcuna delle cosiddette entrate invisibili dei paesi capitalistici. Confrontare pagina 66 del libro Cuccia, scritto di Mediobanca e Giorgio Lamaffa, edito a giugno 2014 da Feltrinelli. E questo indice di redditività occulta varia a seconda dei costi operativi di emissione della moneta virtuale non contabilizzati agli bilanci delle diverse banche interessate al fenomeno. Pertanto, al risultato lordo dell'esercizio al 31 dicembre 2014 di Unicredit vanno aggiunti i trovati 220,64 miliardi di euro, 470,56 miliardi di euro secondo il bilancio consolidato, e quindi l'utile lordo della capogruppo si eleva al totale di 221,14 miliardi di euro, mentre l'utile lordo del gruppo Unicredit è di 472,56 miliardi di euro. Per la qual cosa si chiede di apportare le relative rettifiche con il ricalcolo del numero maggiore utile e conseguente dividendo da distribuire all'azionariato, le cui principali quote di 0,011% e 4,655% del capitale sociale sono rispettivamente detenute dagli azionisti esteri Abar e BlackRock, che verrebbero beneficiati più degli altri dal riparto del nuovo e maggiore dividendo da utile societario. Inoltre, poiché ho ritrovato scoperto il denaro virtuale non contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2014, procurando benefici al contesto societario, chiedo a Unicredit e ai suoi soci, amministratori e dirigenti la corrispondenza del relativo premio previsto dall'articolo 930 del Codice Civile nella misura del 5%, solo del ventesimo, sui ritrovati 220,64 miliardi di euro, 472,56 miliardi di euro, a dati di bilancio consolidato, del bilancio consolidato, e comunque su ogni effettiva somma connessa alla creazione di moneta virtuale non contabilizzata, l'origine della parte attiva del bilancio, come peraltro indicato richiesto nella lettera inviata nella giornata odierna ai vertici della Camera, Giuseppe Villa per i Rovizioni Maurizio Lauri e delle autorità di vigilanza, Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, e Giuseppe Vegas, presidente della Consob, della quale chiedo l'applicazione al membro dell'Assemblea ordinaria, quale parte integrante di questo intervento. Vi ringrazio per avermi ascoltato e buon proseguimento dei lavori. Presidente, non stavo di parola. Grazie. Certo che se tutto quello che lei dice potesse essere realizzabile, io sarei il più felice presidente del mondo. Comunque, ovvio, ma io sono degli azionisti. Grazie, Lucia. Darei la parola adesso a Marco Saba e subito dopo Carlo Sibilla. Signor Saba, chiedo naturalmente la trascrizione dell'intervento. Signor Presidente, amministratori, sindaci, cari azionisti e caro Dottor Motta di Veloate, sono l'azionista di minoranza Marco Saba e intervengo confermando quanto prima rivelato dall'azionista Emma Rosania. E a proposito dell'utile di esercizio, sottopongo alla vostra attenzione l'importante tema della corretta contabilizzazione della moneta creata dalle banche, che è foriera di importanti vantaggi per il nostro istituto e di beneficio per gli azionisti e l'intero paese. La questione riguarda la ben nota vicenda della nuova liquidità che ogni banca arriva a generare anche
anche attraverso il meccanismo dei prestiti alla clientela con contemporanea erogazione delle relative somme attraverso depositi bancari. In particolare si rileva che nel bilancio 2014 non risulta correttamente contabilizzata la liquidità creata da UniCredit e utilizzata per impieghi e prestiti sia alla clientela che alle banche, come si desume per inferenza dalla voce crediti verso clienti e crediti verso banche dello stato patrimoniale del bilancio della capogruppo e del consolidato. Questo denaro creato, impiegato per effettuare impieghi e prestiti, non è stato contabilizzato nelle attività bancarie all'atto della sua creazione, rendendo per tale ragione incompatibile rispetto ai principi di contabilità IAS IFRS l'iscrizione degli impieghi verso clienti e banche tra le voci dell'attivo di bilancio. Si tratta, ben vedere, di una liquidità effettiva, ovvero di moneta legale, dal momento che la stessa, una volta erogata a beneficio dei clienti, sotto forma di prestiti, va ad alimentare depositi bancari che la Banca Centrale Europea annovera all'interno dell'aggregato M1 come componente dell'offerta di moneta. Peraltro, in base alla definizione ufficiale di asset indicata dagli IFRS riportata nella sezione 2, paragrafo 2.6-2.36 dello Statement of Financial Accounting Concepts emesso dallo IASB, un'attività è definita come una risorsa controllata da una entità in quanto risultante da eventi passati e dalla quale la stessa può aspettarsi benefici economici futuri. È quindi evidente che in assenza della preventiva contabilizzazione della massa monetaria creata dalla banca, il bilancio d'esercizio non risulta conforme a quei principi internazionali sanciti dagli IAS IFRS ai quali la nota al bilancio dichiara di fare riferimento. A conferma di ciò, il FASB, l'organismo che gestisce il Financial Accounting Standard, afferma che al momento dell'erogazione di un prestito la banca deve accreditare le somme nel conto di deposito acceso a favore del cliente attraverso un pagamento in cash, cosa possibile solo se la moneta creata viene preventivamente contabilizzata dalla banca. Pertanto, da una stima operata dal mio gruppo di lavoro sulla base di un'analisi contabile comparata di documenti pubblicamente disponibili, si è potuto constatare che i crediti verso clientela e i crediti verso banche risultanti dal bilancio consolidato 2014 del nostro istituto non derivano direttamente da liquidità precedentemente pervenuta alla banca e non può che derivare da nuova liquidità creata appositamente da UniCredit all'atto dell'erogazione dei prestiti. Infatti oggi le banche contabilizzano i prestiti in modo del tutto difforme da quanto effettuano gli altri operatori del mercato e le imprese finanziarie non bancarie che, queste sì, seguono le disposizioni dei principi contabili IAS, IFRS. Affinché il credito erogato possa dunque correttamente essere contabilizzato come una componente delle attività della banca, è necessario procedere alla preventiva contabilizzazione della nuova liquidità creata che ha consentito alla banca stessa di erogare il prestito. Il corretto trattamento di questa operazione richiede dunque l'iscrizione di una voce di cassa e disponibilità liquide a fronte di una sopravvenienza attiva da riportare come componente positiva del reddito d'esercizio relativamente ai bilanci 2014 comparati secondo la IAS 8 con quelli degli anni precedenti. Il citato denaro creato, una volta inserito negli asset del bilancio del gruppo, potrà produrre al netto delle tasse significativi benefici ed utilità a tutto l'azionariato sociale societario. È doveroso ricordare che il tema della corretta contabilizzazione della moneta creata dalle banche commerciali attraverso il meccanismo dei prestiti è ormai all'ordine del giorno di organismi internazionali e studiosi di settore. Solo per citare alcune fonti ufficiali, va ricordato che nel novembre 2014 il Parlamento inglese ha reso noto un dato della Banca d'Inghilterra in base al quale il 97% della massa monetaria detenuta dal pubblico è in forma di depositi bancari creati dalle banche commerciali attraverso l'erogazione creditizia. In linea con queste evidenze, nel dicembre 2014
14, Richard Werner, professore di International Banking all'Università di Southampton, ha confermato quanto rivelato dalla Banca Centrale Inglese e ha pubblicato un paper scientifico proponendo di togliere alle banche commerciali il diritto di creare moneta dal nulla. Werner ha citato anche l'esempio di creazione di denaro che interviene quando le banche si ricapitalizzano acquistando obbligazioni proprie, vedere anche la questione dell'autocartolarizzazione. Su posizioni ancora più radicali si pone il noto studioso americano Michael Shellman, direttore dell'Istituto Internazionale dei Dottori Commercialisti, che nel 2012 nel libro Accounting Perversion propone la radicale cancellazione dai bilanci bancari dell'importo relativo ai crediti verso clientela con contestuale riduzione del capitale netto per un pari importo. In sostanza, un giubileo universale con l'annullamento di tutti i debiti nei confronti delle banche. E queste posizioni prevedono di accentrare il potere di creare la moneta virtuale in alternativa o alla banca centrale o a una tesoreria gestita dallo Stato. Richiamando tali evidenze, lo IASM, l'Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria da me presieduto, sulla scorta di quanto rilevato da Elman Rosania, ha elaborato una terza via più realistica e meno invasiva per il sistema bancario, che si basa sull'emersione della moneta creata dalle banche e relativa iscrizione nell'attivo del bilancio a fronte del rilevamento di una sopravvenienza attiva portatrice di grandi benefici per i crediti in termini di ricapitalizzazione e di maggiore trasparenza contabile e finanziaria. Da quanto sopra si deduce inoltre che, nella voce dell'avviamento, per soddisfare quanto richiesto da IAS 3 e IAS 36, a proposito delle Cash Generation Unit, dovrà essere considerato, aggiungendolo, il valore di questa licenza implicita di creazione di denaro una volta evidenziato contabilmente. E vado alla conclusione. Solo questa soluzione potrebbe consentire alla banca di regolarizzare da subito la propria posizione, evidenziando l'attuale privilegio di emissione per affrontare serenamente un futuro altrimenti incerto sotto il profilo del moral hazard e del risk governance. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, rimanendo a disposizione degli organi gestionali ed amministrativi di Unicredit e dell'azionista di minoranza Elman Rosania per ulteriori indicazioni e concertamenti in merito alla revisione e composizione corretta dei bilanci della banca. Grazie. Grazie, mi sarà data la parola adesso a Carlo Sibilla, dopo di lui Riccardo Dobrilla. Signor Sibilla. Sibilla. Signor Presidente, cari soci e presentatori, questo mio intervento di cui chiedo la trascrizione integrale e verbale potrà essere anche pubblicato in rete per ragioni di trasparenza, per la quale informo di essere parlamentare della Repubblica Italiana. Prendo parte al lavoro odierno dopo aver partecipato per la prima volta lo scorso anno, 2014, all'Assemblea di Azionisti dei primari istituti bancari italiani, tra cui Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, grazie alla disponibilità offerta a parlamentari di tutte le forze politiche dal gruppo di minoranza dei soci risparmiatori di persone fisiche dell'ex controllata Banca Mediterranea del Sud Italia, costretto a confluire nel 2007 in Unicredit. Vorrei intervenire in merito all'interessante questione della creazione di penali di denaro extra bilancio sollevata da Rosania e ribadita supportata da Marco Saba. Vorrei rilevare in questa autorevole assemblea che il potere della creazione del denaro da parte delle banche è stato riconosciuto e pubblicamente dichiarato in un'intervista resa lo scorso anno 2014 dal compianto consigliere generale della Banca di Francia, Bernard Marie, deceduto lo scorso 7 gennaio 2015 a Parigi nel vile attentato di Charlie Hebdo. Come pure questo potere creativo è stato riconosciuto nel bollettino numero 1 del 2014 dalla Banca d'Inghilterra, già citato da Saba nell'intervento precedente, ed è stato oggetto di successivo dibattito al Parlamento inglese, dove il 20 novembre 2014 la Camera dei Comuni ha discusso sulla creazione di denaro da parte delle banche commerciali e se questo importante potere non debba essere invece affidato direttamente al governo o alla Banca d'Inghilterra. Questa situazione di falsa povertà in mezzo all'abbondanza, di falsa scarsità di moneta che giustificherebbe l'applicazione, direi sadica, di inutili regimi di austerity, impedisce il rispetto del contratto sociale che vorrebbe gli stati garanti della sussistenza minima, almeno di base minima, dei cittadini. Il primo libro dello scrittore di fantascienza James Ballard
fu il vento dal nulla, un vento sempre più forte soffia ovunque e la sua intensità aumenta giorno dopo giorno. La sua origine è sconosciuta e il vento cessa soltanto quando l'ultimo edificio sulla terra viene distrutto. Questo vento è oggi il denaro, cioè il denaro dal nulla, che sta infettando le economie e gli stati che ne vengono travolti. Il denaro in circolazione non ha più niente a che fare con la realtà. Si stima che il debito totale del mondo ammonti a 200 trilioni di dollari, la produzione mondiale annua, cioè il PIL, è di 70 trilioni, circa un terzo, una bolla enorme destinata ad esplodere, con strascichi pesantissimi per le vite dei cittadini. Immaginiamo invece gli effetti di una corretta contabilizzazione del denaro creato, così come suggerito dai soci Saab e Rosania. Solo attraverso la loro tassazione potremmo avere un gettito economico che permetterebbe di salvare i 9 milioni di poveri che ormai popolano il nostro paese. Il Movimento 5 Stelle ha proposto un reddito di cittadinanza che permette di fornire tutti i cittadini italiani maggiorenni, disoccupati o inoccupati di 780 euro mensili, incrementare le pensioni minime fino a raggiungere tale soglia che secondo l'Ocse è proprio la soglia di povertà. Abbiamo fatto capriole legislative per riuscire a reperire 15,9 miliardi di euro annui necessari. Siamo andati a scavare nelle pieghe dimenticate del bilancio e degli sprechi di questo Stato. Ci siamo riusciti alla fine. Ma immaginate cosa significherebbe se uno Stato potesse garantire su una riserva di denaro creato come potete fare voi. La disoccupazione oggi al 13% si azzererebbe. La corruzione che oggi costa ai cittadini 60 miliardi di euro si ridurrebbe drasticamente. I reati diminuirebbero sensibilmente e i suicidi economici, che dal 2012 al 2014 sono aumentati da 89 a 201, non esisterebbero. Io vengo dalla Campania, che secondo i dati di Save the Children, una delle associazioni umanitarie più grandi del mondo, ha 155.000 bambini che vivono sotto la soglia di povertà, il numero più alto d'Italia. Secondo i soci Rosani e Saba, contabilizzando dovere denaro extra bilancio, potremmo salvare le vite umane in pericolo. Potremmo finalmente parlare di un reddito a carattere universale, perché come appena illustrato non manca di certo il cosiddetto reddito di vacanza. Unicredit è il più importante gruppo bancario italiano per attivo e partecipa ad ormai privata Banca d'Italia con il 22,11%, che a sua volta partecipa alla Banca Centrale Europea e, se non erro, in altre istituzioni bancarie come la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, che a quanto pare non ne sa niente della creazione di quella che il compianto governatore della Banca d'Italia e poi Presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi, definiva moneta immaginaria già nel 1936. I signori principi innalzavano il signoraggio nei tempi calamitosi di strettezze finanziarie allo scopo di procacciarsi una qualche momentanea entrata, dichiarava. Ora che il popolo è sovrano, almeno fino a quando non si dirà che non lo è più, ai signori principi si sono sostituiti i signori banchieri e non le amministrazioni di Stato. È per questo che non ci sono mai i soldi, perché chi li crea non ne risponde nemmeno contabilmente. I 220 miliardi di euro di impieghi effettuati dalla capogruppo Unicredit S.p.A. nell'esercizio 2014 in esame e i maggiori 470 miliardi di euro del gruppo Unicredit non hanno un padrone certo alla nascita, e questo accade pure per gli impieghi annuali di complessivi 1.800 miliardi di euro dell'aggregato delle banche italiane, secondo quanto asserito dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. E così, da una parte gli azionisti delle banche non vedono corrispondersi il giusto dividendo sulle azioni, ma dall'altra neppure il resto della comunità può beneficiare di questa torta, che bisogna chiedersi a questo punto: chi se la mangia? La creazione responsabile di denaro, e quindi senza il gettito giusto per l'erario, costringe lo Stato italiano ad una fiscalità oppressiva ed insensata, come quella che oggi stiamo vedendo, la quale porta via il necessario ai cittadini, lasciando però i grattacieli esentasse ai banchieri, come quello della BCE a Francoforte. È giunto il momento che il fondamentale problema della corretta contabilizzazione del denaro venga finalmente affrontato, e da chi se non dalla banca più importante per attivo di questo martoriato paese a rischio grecizzazione? Possibile che i maggiori azionisti di Unicredit non capiscono che la rovina della società italiana fa male anche alla stessa banca? È possibile che ancora oggi, come già diceva nel 1935 Irving Fisher, i banchieri si rivelino quelli meno indicati a fare addirittura il loro stesso interesse? Che senso ha desertificare economicamente il futuro di un popolo per qualche banchiere? Quando non ci saranno più redditi, fuorché quelli dei banchieri, solo allora si capirà e si ammetterà che le banche, così come fanno ora, non hanno più bisogno dei depositi perché se li creano a proprio piacimento? Il mio non vuole essere
un intento moralizzatore, anche se ce ne sarebbe da chiedere dei rendiconti sulla discrezionalità dell'erogazione del credito creato, ma non si può neppure rimanere indifferenti davanti a un'istituzione creditizia che, basando la sua solidità sull'impunità apparente e l'ignoranza del pubblico, non ha che una vista corta, come direbbe il compianto quando schioppa, senza essere capace di vedere al futuro. Se la questione contabile non viene risolta al più presto e in modo sensato, che cosa potrebbe accadere? Finché non lo sapevate, signore amministratore e sindaci, va bene, poteva esserci la mancanza dell'elemento psicologico del fattaccio, ma ora che siete di fronte al problema, vale la pena continuare a tirare la corda sperando che si spezzi nelle mani di qualcun altro? Chiaramente, come diceva Kainz, si usano espressioni forti per almeno tentare di scuotere la sonnolenza del pubblico, e spero che questa volta abbiano effetto reale, come spero altresì di non ritornare l'anno prossimo a ribadire concetti e questioni che voi amministratori e sindaci di Unicredit conoscete molto meglio di me. Io vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Sibilia, questa volta non è giusto, e do la parola a